Dalam pidatonya di Istana Negara, Kepala Negara Vatikan Paus Francisco menyampaikan kekagumannya terhadap Indonesia. Indonesia dinilai sebagai negara yang bisa menyatukan berbagai perbedaan dengan berpegang teguh pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Eminentissimi signori cardinali, signori vescovi, illustri rappresentanti delle società religiose, dei gruppi religiosi, di diverse religioni, illustri rappresentanti della società civile, membri del corpo diplomatico. Ringrazio cordialmente lei, signor Presidente, per il gradito invito a visitare il Paese e per le sue gentili parole di saluto. E rivolgo al Presidente eletto il mio più sentito augurio per un fruttuoso lavoro al servizio dell'Indonesia, immenso arcipelago di migliaia e migliaia di isole bagnate dal mare che collega l'Asia e l'Oceania. Si potrebbe quasi affermare che come l'oceano è l'elemento naturale che unisce tutte le isole indonesiane, così il mutuo rispetto per le specifiche caratteristiche culturali, etniche, linguistiche e religiose di tutti i gruppi umani di cui si compone l'Indonesia è il tessuto connettivo, è il tessuto indispensabile a rendere unito e fiero il popolo indonesiano. Il vostro motto nazionale, Bhinneka Tunggal Ika, uniti nella diversità, letteralmente molti ma uno, manifesta bene questa realtà multiforme di popoli diversi saldamente uniti in una sola nazione.